successo di pubblico per il secondo appuntamento con i Giovedì al Giardino dei Giusti, la rassegna cameristica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Protagonista dello spettacolo di ieri sera il quintetto Almeida, composto da Angelo Cino al clarinetto, Salvatore Tuzzolino e Gabriella Iusi ai violini, Giuseppe Brunetto alla viola e Domenico Guddo al violoncello. L'ensemble, noto in Sicilia per i numerosi concerti realizzati in prestigiosi scenari, si è esibito anche in contesti internazionali, come nel 2019 alla Borsa Internazionale del Turismo di Parigi per il settore musica e cultura. Molto interessante e variegato il programma proposto dalla classica con il quintetto per clarinetto e archi in si bemolle maggiore opera 34 di Weber alle sonorità argentine di Piazzolla in occasione del centenario dalla nascita. Previsto anche un omaggio al maestro Morricone in occasione dell'anniversario della sua scomparsa con la versione per quintetto di brani tratti dalla colonna sonora del film La leggenda del pianista sull'oceano. Si continua il 22 luglio con i Fossottoni, Salvatore Magazzù, prima tromba, Giovanni Guttilla, tromba, Rino Baglio, corno, Calogero Ottaviano, trombone e Salvatore Bonanno, tuba. L'ingresso degli spettacoli del giovedì è gratuito previa prenotazione contattando telefonicamente il botteghino del Teatro Politeama dalle ore 9 alle 13 tutti i giorni, compresa la domenica, o il giorno stesso del concerto direttamente in loco dalle ore 20 secondo le disponibilità.